eccoci ancora collegati in diretta dell'Hotel Greco. È appena terminata la conferenza stampa di presentazione di Tommaso Colletti, nuovo acquisto nella società giallazzurra. Come vedete ci sono anche altri colleghi, vedete che Tommaso Colletti sta per rispondere alle domande di altri colleghi, risponderà ovviamente anche per noi. Andiamo avanti, vediamo che c'è anche il direttore sportivo Elio Di Toro, che ha appena detto durante la conferenza stampa che la condizione legata agli avvicendamenti degli altri acquisti di calciomercato continuano. Noi aspettiamo ancora a qualche istante, nell'attesa di avere anche Tommaso Colletti al nostro microfono. C'era una massiccia rappresentanza di tifosi che ha partecipato a questa importante conferenza stampa, e l'atmosfera è stata veramente bella. Ci sono state delle parole molto toccanti anche del patron Michele Greco, che abbiamo sentito pochissimi minuti fa in conferenza stampa. Adesso Tommaso Colletti ha praticamente seguito la conferenza stampa in diretta, ve l'abbiamo raccontata momento per momento, e dunque ecco, vi dicevo, ve l'abbiamo raccontata momento per momento. Adesso stiamo aspettando di avere anche Tommaso Colletti anche al nostro microfono, siamo naturalmente in diretta, e sentiremo anche da lui quali sono le sue prime sensazioni. Vabbè, ricordiamo che questa intervista la ascolterete anche domenica prossima nel corso di Sport Estate, il nostro appuntamento sportivo della domenica, che recupera anche gli altri sport, naturalmente basket e pallavolo. Qui ormai la sala dell'Hotel Greco è quasi completata, quasi esaurita per quanto riguarda le persone che ci sono qui. Adesso abbiamo ancora qualche momento di attesa che finisca Spoletti di concedersi al collega che sta facendo la sua intervista. Ancora qualche momento di attesa per sentire le prime parole del nuovo elemento di punta della squadra dell'Audace Cerino, che lo ricordiamo si sta allenando, sta completando la preparazione a San Giovanni Rotondo. Eccoci qua, allora Tommaso Colletti, siamo in diretta su Radio TRC, anche in diretta sulla nostra pagina Facebook. Allora innanzitutto benvenuto a Cerignola, prima di tutto. Allora, la prima domanda che ti faccio è le tue sensazioni con i tuoi nuovi compagni di squadra, nell'ipotesi che sarà o un altro campionato o quello attuale dove siete ora. Ma questa ipotesi io sinceramente non ci ho neanche pensato, perché come dicevo prima ho preso in considerazione la proposta di questa società fin dal primo giorno, a prescindere dalla categoria. Quindi se il 9 settembre sarà Serie C sarò felicissimo e festeggerò insieme alla squadra, sarà stupendo. Se così non sarà, a me poco cambia, non sono venuto per la categoria, ripeto, sono venuto per vincere, per l'interesse di una società, per prendermi delle responsabilità, quindi sono qui per dare il massimo, quindi questo è tutto quello che conta. Senti Tommaso, tra le tue esperienze c'è stata anche quella del Brescia e quella del Foggia, che sicuramente umanamente e professionalmente ti hanno arricchito. Beh, giocare in B è una cosa stupenda, per gli stadi che ci sono, per i giocatori forti contro cui si gioca, è una cosa stupenda. Però io credo che il calcio sia bello in tutte le categorie, se lo vivi con entusiasmo e con passione, il calcio è bello in tutte le categorie, quindi sarebbe bello, ripeto, sarebbe bello scrivere una pagina di storia per questa città, lasciare un segno del proprio passaggio in maniera indelebile. Il ricordo più bello di questi anni trascorsi con le tue squadre, Tommaso? Beh, sicuramente il campionato vinto a Foggia, per una serie di motivazioni, per dei gol importanti che ho fatto, quindi per dei legami umani che si sono creati con quella città, legami che spero di creare anche in questa, perché ho già tantissimi amici, tanti amici di vecchia data, ripeto, sono cresciuto, sono di Canosa, quindi sono di casa qua, sto a casa, però mi piacerebbe creare questo legame forte per anni. Perfetto, grazie Tommaso, grazie per essere stato con noi. Dunque le parole di Tommaso Colletti, il nuovo acquisto della società giallo-blu, c'è anche il direttore sportivo Elio Di Toro, quindi se vogliamo possiamo aspettare ancora un altro po' così, in modo da avere anche il direttore sportivo della Audace Cerino al nostro microfono. Come avete sentito, si è accresciuto umanamente e professionalmente con il Foggia, la città che lo ha legato, col quale ha vinto un campionato, e
adesso le sensazioni, speriamo che lei possa, come ha detto giustamente lui, ripeterle anche qui al Cirignola con la maglia della Lucia. Avete anche sentito che non farà differenza sia che sia Serie C sia che sia Serie D. L'importante è quello di tornare almeno a condividere il campionato, qualunque esso sia. Intanto Elio Di Toro sta completando l'intervista con il collega. Vi ricordo che questa intervista di Tommaso Coletti insieme a quella di Elio Di Toro, che ascolterete tra poco, le risentirete tutte quante nel corso di Sport Estate, il nostro appuntamento sportivo della domenica dalle 10 alle 11 su Radio TRC. Aspettiamo ancora qualche momento. Avete sentito anche le parole commosse ed emozionanti del patron greco, il quale ha detto: non molliamo, siamo al fianco della città, vogliamo vincerla, qualunque esso sia. Raccontato degli episodi e degli aneddoti importanti, e questo si ha la sensazione certa di come questa squadra veramente non abbia proprio voglia di mollare per nessun motivo al mondo, e quindi questa è già di per sé una cosa positiva, sia per i giocatori che si stanno allenando a San Giovanni, che ovviamente per i nuovi acquisti che saranno protagonisti di questa stagione 2019-2020. Noi stiamo ancora mantenendo questo collegamento in diretta, perché tra poco Elio Di Toro sarà con noi al nostro microfono. Dicevamo che poi nel corso della settimana di settembre sarà quella più importante per l'Audace, perché ricordiamo che ci sarà di nuovo il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per l'avvenuta vicenda legata al ripescaggio dell'Audace Cirignola, che ricordiamo era stato vinto nel collegio di garanzia del CONI per ben 3 volte, e poi il TAR aveva sospeso la condizione perché aveva approvato quello che aveva detto sia la BGC che la Lega Pro. Ricordiamo tra l'altro che il CONI si era schierato nella parte dell'Audace Cirignola, quindi come parte lesa, per cui sapete bene come è finita la prima parte. Speriamo che la seconda abbia un esito molto più positivo per i colori giallo-azzurri, che adesso però devono avere la necessaria tranquillità e serenità per cercare di avere tutte le delucidazioni necessarie per far sì che l'Audace Cirignola possa finalmente cominciare la stagione 2019-2020 nella miglior maniera possibile. Bene, adesso direi che ci siamo finalmente. Elio Di Toro, se ci concedi un attimo anche per noi, per Radio TRC, ben trovato. Allora, ti chiedo la tua sensazione ed emozione nel avere qui Tommaso Coletti. Beh, sicuramente una soddisfazione da dirigente, penso che sia un giocatore che parla da sé, cioè abbia una carriera importante, averlo qui a Cirignola sicuramente ci riempie di soddisfazione, è stato un obiettivo che abbiamo voluto fortemente, credo che oggi siamo contenti e felici di averlo portato, e adesso dobbiamo sicuramente continuare a completare questo miglioramento di squadra. Tra l'altro lei ha detto in conferenza stampa, e ce lo può rimarcare, che ci sono ancora altre trattative in fase di evoluzione che sono quasi a un completamento? Diciamo che sono in fase di evoluzione, il completamento purtroppo sono solo gli aspetti formali, sono abituato a, si suol dire, a carta canta, per cui fino a quando non ci sono le formalità siamo sempre sulle ipotesi, per cui cercheremo di essere più veloci possibili. Certo non è un mercato semplice, ma noi cercheremo di fare il possibile. L'ho vista molto commosso quando il patrone Michele Greco ha parlato di questa vicenda infinita della squadra. Beh, commosso certo, perché comunque credo che la proprietà e anche la tifoseria, la città, non abbia passato un bel momento quest'estate. Credo che sia stata tra virgolette non trattata con la giusta maniera da parte di quelle che sono le dinamiche delle istituzioni, che hanno dato comunque dei pareri contrastanti, quando è evidente che chiaramente ci sono delle dinamiche a nostro favore, e questo periodo dal punto di vista emotivo è stato molto forte per tutti, no? Soprattutto per chi l'ha vissuto dall'inizio, e l'attenzione, l'emozione che chiaramente cercato di offuscare, ma che comunque è stata più forte e evidente di un malessere, tra virgolette, una delusione che ormai purtroppo vive, però bisogna reagire, dobbiamo cercare di,
di trovare delle giuste, degli giusti stimoli per far sì che facciamo un percorso importante. Perfetto, grazie al direttore sportivo Elio Di Toro per essere stato in nostra compagnia. Allora, noi a questo punto chiudiamo qui il nostro collegamento dall'hotel Greco, vi rimandiamo ovviamente in notizia che poi ovviamente a domenica a Sport Estate dalle 10 alle 11. Grazie a tutti e buon proseguimento di serata, linea allo studio.